Ragazzi, stavo andando un po' in giro, ho beccato questo NPC fantasma. Fantastico, con il piccone. Mamma mia, quanto è veloce. Bisogna fare attenzione perché non ho idea. Ok, sicura. Che simpatica. No, il crab. Stamina. Al terzo hit forse posso farle un parry. No? Che strano. Ancora. E mo basta. Abbiamo giocato. È venuto il momento per salutarci. Suppongo. Ah, ma questo era il cappello di Xanthos di Dark Souls 3. Picca di. Ah, avevo letto di Havel. Picca di Hazel. Ma è brutto, ragazzi. Così è molto brutto. No, ma fa cagare. No, 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 ma questo lo droppo anche. Ho deciso che porteremo la forza 16 per poter usare un po' la Claymore. Così la smettiamo di avere un approccio sbagliato col gioco. Purtroppo, giocando con la katana, mi sembra di essere in un gioco che conosco a menadito. Ah, bastava semplicemente mettere un punto. Perfetto. Per ora non mi sembra. Sì, la Svayander l'avevo già vista. E mi hanno detto che forse per sbloccare il fatto che lui ce l'abbia, bisogna ammazzare un boss in un determinato momento, qualcosa del genere, non so se sia così. Comunque siamo riusciti a trovarla. A questo punto vediamo se anche lei mi fa salire, o lui, no, lui è un lui, giusto. Mi fa salire di livello a gratis. E lo mettiamo, facciamo in tempra. Ok, grazie. E possiamo mettere ben due livelli da qualche parte. Allora, potremmo forse alzare un po' il vigore, ma non lo so, non lo so. Attendiamo. Per ora abbiamo 17 e 16. Direi che mi piace per ora. Quando vedrò com'è la Murakumo, i requisiti li alzeremo ulteriormente. Allora, dato che comunque queste due cose sono troppo importanti per un melee, una cosa che mi sono accorto, e forse so anche come mai, siamo diventati dei non morti. Suppongo sia per il fatto che siamo saliti di livello con il tipo. Io questo non ho veramente idea. Non mi sembra che ci sia una grossa penalità in questa forma da non morto. Gli HP sono sempre gli stessi, mi pare di vedere. Quindi, boh, per ora freghiamocene. Logico che spero che ci sia una fissa a tutto questo. Vorrei tornare ad essere più o meno decente. Ok, qua c'è il gigante, non è più respawnato. Quindi ci manca da ammazzare l'altro gigante, quello che stava in mezzo alle slime. Ok, le slime prendono danni dal gigante. Bella, sta cosa, aiuto. Teoricamente potrei anche ignorarle e fare focus su di lui. Ma dai, come mi hai preso, meschino? Crepate male. Ok. Ma sono infinite queste slime, giusto per capire? Ok, non ne vedo più. Posso stare tranquillo, penso adesso. Ma dai, ma sei veramente meschino, non mi hai preso. Morto? Benissimo. Perfetto. Così possiamo prendere scarpe di Drang. Sono molto più leggere, logicamente. Mi stanno difendendo anche molto di meno. C'è più difesa alla magia, però neanche tanta. Resistenza al fulmine, veleno, gelo. Va bene, questa la utilizzeremo magari in caso dovesse avere una cosa specifica che ci serve in quel momento. Percezione di carico siamo al 69%. È un botto, quindi devo. Ci penserò, ci penserò. Per ora andiamo avanti in questa maniera. Allora, io quest'area non ho ancora finito di esplorarla. Ci siamo lasciati quando praticamente sono morto in quel posto in alto. Ecco, l'armatura di Drang è bellissima. Mi ricorda molto Squall Leonard. O anche Snow. Va bene, prima che cosa avevamo questa? Penso che fosse molto 69, ora siamo 71. Possiamo rimuovere i guanti, tecnicamente, e non risolviamo niente. Cosa posso togliere? Ah, potrei tornare alla katana che pesa meno, però no, adesso voglio stare così per ora. Vediamo un po' com'è il roll fuori da questa melma e decido. Lingua pallida. Wow, ragazzi, che cos'è questo? Fantastico. Perché? Ha preso dei danni per i fatti suoi. Va bene, l'abbiamo ucciso in maniera codarda, ma non esiste che io crepo qua adesso, in questo momento. Martelli di Drang. Che cazzo era sto Drang?
Era un tipo figo. Ma questo qua seduto è un cavaliere vuoto? No, non lo è. Ho preso anche agro da quello. Caspita. Ma dai, ma non è vero, ma non è vero. State imbrogliando, non siete così abili. Vediamo che abbiamo le spalle, vediamo fin quanto mi seguono. Io sto andando alla cieca e sto chiaramente sbagliando. Ah, perfetto. Ciao. Ah, potevo attendere un secondo che li ammazzavo in questa maniera. Proviamoci. Vediamo se è vero quello che ho detto. Ora moriremo perché è tornato via. Ah, ma non lo voglio ammazzare in quella maniera perché potrei perdere il drop, semplicemente. Se venite avanti uno alla volta, io vi faccio, non c'è problema. Chi è ricco di merda che il vento ti disperda. In your face. Ah, in your face. Ah, ma questo è uno di quelli là, uno di quei paladini antipaticissimi. Perché non sparo? E perché ha magrato anche l'altro, scusate? Dio, che antipatia. No, non mi ha magrato. Oddio, è vero che questo fa così? Dai, ma stiamo scherzando! Stiamo scherzando. Stavo tornando al posto dove ci siamo lasciati e qualcuno mi ha evocato come spirito blu. Chissà, vediamo. Ok, l'ho visto. Sad Ninja. Ah, ben due, ma guarda, siamo stati evocati assieme. Quanti diavolo siamo? Ah, come mai mi ha fatto attaccare quello bianco? Non ho capito, era lo spirito folle, ma era bianco? Quindi abbiamo finito? Cos'è stata sta sessione? Non ho capito niente. Come mai? Vabbè, si vede che era lo spirito folle, l'abbiamo ucciso, penso, boh. Sì, torniamo qua. Cosa fai? Cos'è? Cos'era? È morto, è uscito dalla mappa. Bene, lo mandiamo ad Ozzy. Dai, non vengono fin qua, sono troppo intelligenti. Oddio, ma lei tua madre era una bella donna, te l'ho mai detto. Dai che vieni più avanti, dai che ce la fai. Dai che vieni più avanti, dai che ce la fai. Andate a cagare, stronzi. Perché non volete morire con la gravity? Ok, qua c'è una porta e si apre. Speriamo sia un ulteriore shortcut ancora più comoda, ma no, non serve. Venire fin qua è abbastanza semplice. Mi sta bene che ci sia una nuova area, magari con un falò. No, mi sembra che siamo arrivati esattamente, sì. Perfetto, abbiamo sbloccato quest'altra vistrada. Ok, torniamo indietro. Mi hanno detto scorciatoia più avanti, per dove? Ah, regà, ma che presa per il culo. Adesso vado lì e voto quel messaggio. Ok. Qua finisce tutto quanto a backstab e altro. Ah, non è ancora morto? Dai. Ok, sei più stupido di quanto pensassi. Ah, e quindi qua abbiamo una nebbia? Andiamo a vedere. Ok, GL. Maledizione. Ah, ma tornano in vita poi? Devo ammazzare quelli più alti, forse? Beh, intanto è molto comodo usare le bombe, c'è da dire. Questo che è ciccione, cosa vuole? Mi sembra un pochettino più... guarda come... come cascano e destabilizza gli altri. Sì. Ma vedo che in fin dei conti è abbastanza grande l'area, wow. Quindi sì, ce la possiamo gestire con molta calma. Ecco, spero non tornino a vivere. Vabbè. Ma là c'è qualcuno che li porta... Li fa... Questo qua perché è di questo colore rosso? Dai, stamina. Ok, adesso un altro però ha quel colore rosso là. Non so perché mi viene da dare la priorità a quello. Ah, tornano a spawnare. Ok. E il boss io non l'ho ancora colpito praticamente.
Ok, adesso gli ho fatto un po' di danni al boss, ma non comprendo ancora. Sarà quello più grande di tutti, semplicemente? Che sta in mezzo? Ok, ho ucciso questo, ma non ha preso danni il boss. Neanche ora ha preso danni. Adesso, ok, bisogna colpire quelli di rosso, quelli di color rosso. Ok, molto semplice. Non c'entra grandezza. Ok, è come fosse uno spirito che prende possesso. Ecco, sì. Che prende possesso del. Che bello questo boss. Va bene, è una boss fight semplice. Averlo capito prima sarebbe stato meglio, chiaramente. Ok, da questa parte. Oddio! Quindi questa è la vera forma. Maledizione, per favore, per favore. Wow! Stupendo! Stupendo! Confidavo nel destabilizzarlo. Non ho più cure. Posso utilizzare una brace, in teoria, perfetto. Siete un po' in troppi, ragazzi. Perfetto. Ah, me la prenderò con molta calma, semplicemente. Basta prendersela con calma, ragazzi. Sfruttiamo i frame di invincibilità dei backstab. Non in questa maniera. Ma tanto finché non si cura, finché non comprendo che hanno un regen, che il boss si ricura, a me va bene. Ah, mi stanno maledicendo. Cos'è questa nube? È ovunque. La maledizione sta crescendo, però lui si sta rigenerando? O sta prendendo danno? Cos'è quel danno che vediamo là? Da solo. Maledizione, che bella boss fight. Maledizione subita. Ok, quindi è anche a tempo. Wow. Ok, spero di non avere un status negativo come in Dark Souls 1. Va bene, va bene. Poi faremo i conti. Quindi dobbiamo per forza buttarci di qua. Ma penso che sia più sicuro. È tutto duro.